Uno dei consiglieri economici di Renzi, Yoram Gutgeld, usciva questa mattina da Palazzo Chigi. Gli chiedono, novità sulla legge di stabilità? Un paio di vedremo, chissà, stiamo studiando, ma nel novero delle possibilità testuale entra il reverse charge. Primo stordimento, ricerche su Google e dai, che cosa mai sarà questa cosa? Poi si scopre, poi. È uno dei pilastri della contabilità, però all'inverso. Questo significa, tipo, tra imprese che si scambiano beni, paga l'IVA chi compra il bene e lo rivende. Ma in italiano, vero, è troppo lungo. Comunque la politica parla, ma spesso usa termini imperscrutabili ai più. Si twitta con naturalezza di Job Act, ma sarebbe la riforma del lavoro. Si ragiona di TFR, acronimo più semplice, si dice bonus, è latino, non inglese, ma lì si è capito subito, soprattutto perché ci sono 80 euro al traino. Oggi questo, reverse charge. L'ultima frontiera, terminologica di sicuro, della caccia ai soldi per dare contanti alla legge di stabilità, che era e resta da 15-20 miliardi, da trovare in un contesto dove, dice Padoan da Pontignano, serve coltivare fiducia reciproca, altrimenti non si ripartirà. Detto nel giorno in cui l'euro scende ai minimi sul dollaro a quota 1,25, ben godi per chi esporta, si spera. Comunque, il reverse, come si chiama, riguarda l'IVA, con l'idea che così si recuperano 2-3 miliardi di euro. Esempio, l'azienda A produce abiti, li piazza ai suoi clienti grossisti che chiaramente li rivenderanno. Nel vecchio sistema, se vende merci per 10.000 euro con IVA al 22%, cioè 2.200 euro, fattura alla fine 12.200 euro. B ha un negozio, acquista 10.000 più IVA, ma rivenderà a 12.000 più IVA. Scalerà la prima, ma pagherà sul suo personale valore aggiunto, quindi 440 euro. Da tutti questi intrecci l'erario incassa 2.200 più 440, totale 2.640 euro. Che cosa cambia con l'inversione contabile? Balza all'occhio subito. A vende a 10.000 euro, IVA zero. B compra, ma siccome rivenderà a 12.000 per guadagnarci, pagherà i 2.640 euro totali. E questa è la cifra che l'erario incasserà da un solo soggetto e non due, identica. La fanno semplice per combattere l'evasione IVA, grande piaga, e forse lo è. In genere in tre passaggi l'IVA si riesce a nascondere, in due forse no, a patto di garantire la tutela dei consumatori, per i quali ci scappa invece quasi sempre un aumento o un rincaro. Termini italiani, fin troppo chiari.